primo ritmo. Quinto spirito. Quando secondo luta. Guarda a te, oh Signore. In quei giorni di Maria, si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria. Salutò Elisabetta, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena in questo luogo di il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Parola del Signore. Yeah.
di questo dono è il Signore che riserva a te, piccola cittadina, perché te ne riesca da così piccola per essere tra i miracoli di Giuda. Erano fatti i miracoli che stavano nella terra di Giuda, era uno dei più piccoli di questi miracoli. Dio sceglie e i progetti di Dio noi non li conosciamo. Con la fede dobbiamo dire: Signore, se tu mi hai scelto, io sto con te. Nel Vangelo di Luca che noi abbiamo ascoltato, entra oltre a Maria, che è uno dei grandi personaggi di questo periodo, entra in scena anche Elisabetta. Elisabetta anch'essa viveva il suo stato di sterilità, però questo fatto non l'aveva allontanata da Dio. Zaccaria ed Elisabetta compiono il loro cammino quotidiano nella voce del Signore, e proprio mentre Zaccaria è scelto per offrire il incenso a Dio, proprio allora il Signore dà un segno a Zaccaria, perché già i tempi della redenzione sono già pronti. Zaccaria dice, ecco, anche se tua moglie è venuta sempre, da lei nascerà il Salvatore del mondo. Mettiamo a confronto queste due figure, Maria e Zaccaria. Maria che va a fare una visita a Zaccaria è una parente, ma non è così facile raggiungere materialmente parlando la cugina, però lei va. Lei va perché lei è generosa, perché lei ha un cuore grande, perché ha bisogno di una presenza, e mentre Maria va e saluta Elisabetta, Elisabetta mi cambia il saluto e riconosce in lei la madre del Salvatore. Così Maria e Elisabetta, spinti dall'azione dello Spirito Santo, si riconoscono come creature privilegiate di Dio. Elisabetta, una delle tante donne, Maria, una delle tante donne, su di esse lo Spirito Santo opera, con esse lo Spirito Santo porta a compimento i tempi dell'attesa. Elisabetta partorirà Giovanni, che sarà il precursore di Gesù, il Messia. E con le due figure importanti che noi dobbiamo tenere presente oggi con la liturgia. Infine, il pensiero che ci viene dato dalla lettera agli ebrei. Sono stati tanti i sacrifici che gli uomini